Buongiorno, buongiorno Riccardo. Ah, vado libero, tranquillo. No, pensavo fosse un dialogo con voi, ma allora, visto che ho il compito di provare soltanto a fare le conclusioni, intanto voglio scusarmi per non essere a Pisa. Tra qualche minuto arriverà qua il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ed è giusto dunque, come ovvio che sia, che lo riceva nella sede del governo. Mi spiace anche per gli scontri che si sono registrati questa mattina, francamente sono abbastanza incomprensibili. Noi stiamo discutendo di come internet, dopo 30 anni, possa aiutare il paese a creare opportunità, a creare più democrazia, più partecipazione, più posti di lavoro, a come cioè il paese possa essere aiutato da internet. È una di quelle cose su cui non ha proprio senso litigare, anzi c'è bisogno di coinvolgere quante più persone possibili e cercare di fare ciascuno un pezzettino della propria parte. Molto rapidamente, alcuni impegni, visto che le cose che avete detto, i tuoi ospiti, Riccardo, hanno detto in modo molto interessante, i ragazzi giovani che stanno inventando soluzioni innovative, divertenti e anche molto utili, e poi le cose che ha detto davvero apprezzabilissime il direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, cui va la mia gratitudine, la gratitudine di tutti noi per gli impegni che ha preso oggi e per il lavoro che sta facendo, per il lavoro straordinario che sta facendo. Io mi limito a prendere un po' di impegni. Prima di tutto però lasciatemi dire il mio grazie, faccio un po' fatica a dirlo da fiorentino, ma lo devo dire, alla città di Pisa, al CNR, alla straordinaria qualità delle donne e degli uomini che lavorano nelle università di Pisa, al Centro Nazionale delle Ricerche, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, il presidente Massimo Inguscio. 30 anni fa il primo collegamento fu una cosa pionieristica, ma si dimostrò allora che l'Italia era il quarto paese al mondo che riusciva a connettersi a internet, e noi dobbiamo recuperare quel posizionamento in zona Champions League. Quindi complimenti a chi allora fece l'impresa e un grandissimo abbraccio a quelli che stamani mattina hanno tirato giù la targa, hanno mostrato la targa a quelle donne e uomini, quegli uomini e quelle donne che hanno fatto dei risultati straordinari. Un abbraccio a tutti loro e a tutta la città di Pisa. In breve, internet deve creare più democrazia e più partecipazione in Italia. Lo avete detto molto bene, lo ha detto Riccardo Luna, l'ha detto Campo Dall'Orto, l'hanno detto gli ospiti. Noi non possiamo permettere che ci sia un meccanismo di cittadini di serie A e di cittadini di serie B. Sarebbe inaccettabile. Quindi dobbiamo andare a prendere quelli che non hanno accesso agli strumenti digitali, alla piattaforma più straordinariamente affascinante degli ultimi anni. Benissimo le iniziative che vengono dalla RAI, grazie, a partire da quello che abbiamo visto nel video di prima. Fondamentale che il governo semplifichi. I nostri progetti sono partiti, potremmo fare meglio? Sì, possiamo sempre fare meglio, però siamo partiti, questo è il punto chiave. Speed è un primo passo, dobbiamo sempre più rendere plastico e chiaro per un cittadino la possibilità di lavorare con la pubblica amministrazione. Questo è, io credo, il primo punto, il punto più importante per allargare i diritti. Internet è uno straordinario strumento che allarga i diritti. Secondo punto, c'è un tema di occupazione, di posti di lavoro, di creazione di ricchezza. Ho visto in platea l'onorevole Maria Chiara Carrozza, che su questi temi è particolarmente sensibile anche per il suo passato e presente accademico. Noi sappiamo che internet costruisce una rivoluzione. Il mondo della manifattura 4.0, il mondo dell'industria 4.0 provocherà un cambiamento radicale. Lo sta già provocando, è già negli atti. Ora, noi siamo felici dei dati di oggi, avete visto i dati che ci sono sul lavoro, abbiamo finalmente segnali importanti di crescita dell'occupazione, e questo è anche una bella dimostrazione che il Jobs Act funziona. Più posti di lavoro, meno disoccupati, più posti di lavoro a tempo indeterminato. Però se ragioniamo da qui a 10 anni, molti settori cambieranno, molti settori saranno completamente travolti dalle nuove tecnologie, e questo però aprirà degli spazi nuovi a un artigiano che attraverso
l'innovazione digitale potrà vendere i propri prodotti nel mondo, ma anche il modo con il quale la fabbrica stessa cambierà le regole del gioco, come l'industria tradizionale cambierà le regole del gioco. Per me questo è un punto chiave. L'Italia deve essere all'avanguardia, è il secondo impegno che prendiamo. Non ci accontentiamo di aver ridotto la disoccupazione ai minimi degli ultimi 4 anni, ancora non basta, ma il futuro dell'occupazione è nella rete. Allora, terzo e ultimo punto, benissimo le infrastrutture, la principale infrastruttura è la banda larga, e la banda larga significa, come ci siamo detti, arrivare almeno con 30 megabyte, praticamente in un arco di tempo preciso e stabilito con la possibilità di entrare in tutti i comuni con il livello minimo di banda larga, ma avere molte realtà che possano andare a banda ultra larga con i 100, andare a 100 all'ora si sarebbe detto, e poi non è 100 all'ora, ma comunque a viaggiare con la velocità massima, perché questo consente la possibilità di stare in un altro mondo, in un'altra dimensione. Siamo partiti con vari progetti, su questi stiamo lavorando. Ci sono tanti altri impegni, c'è l'impegno del Freedom of Information Act, che è un modo per entrare nel merito delle questioni che affrontano i politici, permettere ai cittadini di controllare da casa. C'è il grande impegno, secondo me assolutamente fondamentale, che porterà l'energia a essere trasformata dalla tecnologia. Cioè, con i nuovi contatori intelligenti dell'Enel, non soltanto ci sarà lavoro per migliaia di elettricisti nei prossimi 4 anni, perché poi internet aiuta anche i mestieri tradizionali, non è vero che necessariamente internet taglia fuori i mestieri tradizionali. Piazzare i contatori digitali sarà un modo per vedere migliaia di elettricisti avere lavoro per i prossimi anni. Ma al di là di quello, il punto vero è che col contatore digitale tu puoi ridurre lo spreco di energia, puoi utilizzare innovazioni e strumenti di domotica nelle singole abitazioni, puoi portare la banda larga dappertutto, e quindi stiamo veramente in presenza di una rivoluzione. La vera novità è che l'Italia questa rivoluzione la vuole vivere e non subire, la vuole governare e non seguire. Questo è ciò di cui abbiamo discusso oggi, di cui avete discusso oggi, di cui continueremo a discutere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. È arrivato il momento in cui l'Italia su questi temi riprende la bandiera e si mette in prima fila. Non è, e ho finito, un contrasto con il passato, Riccardo, questo deve essere molto chiaro. Noi domenica, 1º maggio, festeggiamo la giornata del lavoro stanziando 2,5 miliardi per la ricerca, e credo che sarà contento il presidente Inguscio e tutti i professori presenti, e stanzieremo con il CIPE 1 miliardo di euro per la cultura. Lo facciamo il 1º maggio, esattamente per dare un segnale serio, intelligente di investimento sulla cultura e sul turismo, da Brera alle Tremiti, dal waterfront di Genova fino a oltre 100 milioni di investimento in Campania. Però l'investimento in cultura serve a raccontarci che cos'è l'Italia, serve a dire che noi siamo grandi se scommettiamo sul capitale umano. Internet, il mondo di Internet, la rivoluzione digitale può vedere l'Italia protagonista. Io da Palazzo Chigi prendo questo impegno a fare la nostra parte come governo italiano. Ringrazio tutti quelli che ci credono, perché questa è una sfida che non ha un colore politico, questa è la sfida di tutta Italia. Anche per questo è incomprensibile la polemica e le contestazioni di quest'oggi. Grazie alla RAI che può svolgere un ruolo cruciale, grazie al Consiglio Nazionale delle Ricerche per quello che potrà fare, e grazie a quelle straordinarie donne e uomini che da Pisa e non soltanto da Pisa, in passato hanno saputo anticipare il futuro. Il futuro è di chi arriva prima, il futuro è di chi lo prende per prima. Io voglio che l'Italia sia assolutamente in prima linea, e grazie all'aiuto di tutti sicuramente ce la faremo. Un grande in bocca al lupo, mi spiace non essere con voi a Pisa, ci sono stato a Pontedera qualche giorno fa per i 70 anni della Vespa, quindi niente sentimento antipisano, ma un grandissimo abbraccio e un caloroso ringraziamento a chi ha reso possibile l'impresa di 30 anni fa e a chi renderà possibile l'impresa di costruire l'Italia dei prossimi 30 anni. Resta 1 minuto ancora con noi, abbiamo ancora 1 minuto di diretta. Volevo approfittare per fare 2 cose. Visto che non sei potuto venire, ma molti fotografi ci chiedevano di poter fotografare i 5 protagonisti, e allora non si sono fatti un selfie. Se intanto vengono sul palco, lo facciamo adesso per i fotografi, però volevo chiederti una cosa giornalistica. Alla fine il bando sulla banda ultralarga è partito o non è partito?
Il bando per la banda ultralarga sarà oggi al Consiglio dei Ministri, anche se non c'è bisogno di un passaggio del Consiglio dei Ministri, insieme a un Consiglio dei Ministri corposo, perché riguarderà le vicende delle banche, finalmente si chiude quella pagina brutta che c'è stata in passato, e altri provvedimenti, il decreto missioni, le nomine. Sarà un Consiglio dei Ministri di quelli che dureranno e saranno impegnativi, ma discuteremo, partiremo esattamente dalla banda larga. Tu sai che ci sono le zone A, B, C e D. Le zone A e B sono quelle dove sostanzialmente non c'è bisogno dei soldi pubblici. Sono zone A e B quelle in cui gli operatori privati possono portare la banda ultralarga in competizione tra di loro. Le bande C e D sono quelle, le zone C e D, utilizzo un termine tecnico giuridico, sono quelle un pochino più sfigate, quelle dove è più difficile portarci la banda ultralarga. Allora, lo Stato mette soldi, miliardi di euro, oggi il primo via libera, dopo tante chiacchiere finalmente si parte.